Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video sulle opinioni, graphic novel e fumetti che ho letto alla fine del mese di novembre e in questi primi giorni di dicembre. Partiamo subito con un'opera che attendevo davvero molto, ovvero la nuova opera di Zero Calcare, Macerie Prime, che è il primo volume di una serie, diciamo così, di due, di cui il secondo uscirà proprio a maggio del 2018, 6 mesi esatti dopo le vicende che vedono i protagonisti, il gioco di parole di quest'opera. Quindi li ritroveremo proprio 6 mesi dopo, come i 6 mesi che saranno passati tra l'uscita del primo e del secondo libro. Come ci ha abituato Zero Calcare, anche questo Macerie Prime apre proprio con uno dei tanti accolli subiti da Zero Calcare durante la sua carriera, quando chiunque gli chiede di partecipare a eventi di qualsiasi tipo e lui, da bonaccione qual è, non riesce mai a dire di no. L'opera si apre subito con un avvenimento che mette Zero Calcare di fronte alla vita vera e propria. Infatti un suo amico si sta sposando e lui si interroga subito su quello che ha fatto di questi 33 anni della sua vita. Tra parentesi, una delle cose che adoro di Zero Calcare, che sembra proprio parlare al cuore delle persone come me, sarà che siamo coetanei, ma mi rivedo veramente tantissimo in quello che scrive. Insomma, il suo amico cinghiale, il più grande scopatore della sua cricca, si sta per sposare e per Calcare questa è una cosa del tutto inaudita. Allo stesso tempo è un modo per ritrovarsi con i suoi vecchi amici, che non mancheranno però di buttargli subito addosso un macigno che per lui è un accollo clamoroso, ovvero quest'idea di un bando per un progetto nelle scuole, appunto, da fare con i ragazzini, se non sbaglio, se non ricordo male, delle scuole medie. Una cosa a cui Zero ovviamente inizialmente cercherà di rifiutare in tutti i modi, ma come va a finire quasi sempre per tutti gli accolli, come li chiama lui, che gli vengono proposti, alla fine non riuscirà a dire di no e anzi inviterà i suoi amici proprio nella sua nuova casa per partecipare a queste riunioni per questo progetto. Bellissime riunioni che si concluderanno inizialmente, almeno in questo volume, in un niente totale di fatto, e non solo per il suo mitico amico secco che si ritroverà lì solamente per giocare alla Play 4 di Zero Calcare. Oltre a questo, sul secondo binario della storia ci sono anche dei personaggi che sembrano più di fantasia rispetto a quelli appunto della cricca di Calcare, che sembrano essere ambientati in un mondo alternativo che probabilmente però è solamente una metafora che rappresenta appunto il mondo interiore di ognuno di noi. E infatti Calcare in questo libro, più che negli altri precedenti della sua opera, approfondisce proprio attraverso i suoi amici, chi immaginario e chi meno, quelle che sono le emozioni, i sentimenti delle persone, perché ovviamente ognuno poi potrà rivedersi in alcuni dei personaggi creati o comunque presi a modello dai suoi amici da Zero Calcare. E quindi sicuramente Macerie Prime non mi ha affatto deluso. Mi ha invece un pochino deluso, ma solamente perché, chi mi segue lo sa, amo tantissimo il suo autore, Niente da perdere, di Jeff Lemire. Perché mi ha deluso? Non perché sia una brutta opera, anzi, se fosse una opera scritta da un qualsiasi fumettista esordiente, o anche non esordiente, ma comunque non del livello di Lemire, per me sarebbe un'ottima opera. Diciamo solo che mi è sembrata l'opera un po' più deboluccia per quanto riguarda le graphic novel di ampio respiro dell'autore canadese. Infatti l'ho letta abbastanza velocemente, non c'è stato il coinvolgimento enorme di altre opere come Essex County o anche Il Saldatore Subacqueo o anche di serie come Sweet Tooth, anche se questo potrebbe semplicemente essere stato l'intento dell'autore, quello di fare una storia comunque più scorrevole pur narrando di temi abbastanza pesanti. La storia infatti è quella di un uomo, un ex giocatore di hockey, che sembra aver perso tutto, un po' per la sua irruenza, per essere stato troppo violento durante alcune partite e per i mille problemi familiari e non che hanno attanagliato la sua vita. A un certo punto sua sorella si ripresenta in questo piccolo paesino dove l'uomo vive e le cose sembrano andare di male in peggio perché la sorella si è portata dietro un sacco di guai. Oltre a questo vedremo delle tragedie passate che tornano a chiedere il conto e anche il pessimo rapporto con il padre dei due ragazzi, che è veramente una persona deprecabile.
Quindi consigliato per i mega fan di Lemire come me, perché io comunque la ritengo un'opera valida, nonostante non a livello delle precedenti, se non avete ancora scoperto quest'autore, probabilmente potrete partire con altro ed essere più soddisfatti. Poi ho letto Figlio Unico di Vincenzo Filosa, un autore che ho anche intervistato, un autore gentilissimo, disponibile e simpaticissimo, trovate la mia intervista qualche video più indietro, quindi vi consiglio di andarla a vedere. E anche qui abbiamo un po' di tutto, una storia di fantascienza o almeno che parte di fantascienza con un chiaro omaggio al Tetsu Anatom di Osamu Tezuka, ma che progredisce, come ci ha abituato Vincenzo Filosa, in qualcosa di molto più personale, autobiografico, e anche qui i rapporti padre e figlio, tematiche prese a piene mani da quel manga che è L'amore sconfinato di Vincenzo Filosa. La storia di uno scienziato calabrese, come il buon Vincenzo, che crea a un certo punto questo bambino robot veramente fenomenale. In un'opera che appunto, come dicevo, partirà da delle basi fantascientifiche per andare poi ad approfondire questo rapporto familiare. Un'opera molto molto bella, piena di citazionismo e in cui soprattutto il disegno di Vincenzo, a mio modo di vedere, è davvero tanto tanto migliorato da far passi da gigante rispetto al pur buonissimo Viaggio a Tokyo. Poi ho letto Surfing on the Third Wave, la nuova opera del grandissimo Miguel Angel Martin, edita da Nicola Pesce Editore. Un'opera che parla di un gruppo di ragazzi che si ritrova invischiato in quello che può succedere nel mondo classico di Miguel Angel Martin, quindi sesso a volontà, omicidi volontari e non, trapanazioni di cervelli e cose simili. Ma questo altro non è se non uno specchietto per le allodole, proprio per le riflessioni di Miguel Angel Martin su quello che è lo stato attuale delle cose nel nostro mondo, sempre visto con un occhio critico ma comunque freddo e distaccato, che non giudica assolutamente mai né quelle che possono essere le ossessioni del lettore né soprattutto quelle dei protagonisti delle proprie opere. Un'opera interamente a colori e con dei disegni ancora più belli rispetto al solito in un Miguel Angel Martin veramente in una forma davvero straordinaria. Disegni davvero magnifici anche per Il soffio del vento tra i pini di Zhao Dao, quest'opera della neonata Oblomov Edizioni, fondata da poco tempo da Igort, che ha lasciato appunto la Coconino Press, e ha sicuramente dato alle stampe delle opere davvero belle. In pochissimo tempo è riuscita sicuramente già ad avere un catalogo invidiabile da altre case editrici più blasonate. E l'opera di questa bravissima autrice cinese non fa sicuramente eccezione, infatti è una storia di una simil fantascienza, però comunque molto poetica, e soprattutto contornata da questi disegni meravigliosi a mio modo di vedere, che tengono il lettore incantato probabilmente più di quanto faccia la storia stessa, perché alla fine la storia non è che sia chissà cosa di quanto articolato. È più appunto un romanzo grafico dove a farla da padrone sono le bellissime illustrazioni di questa autrice, con sullo sfondo la storia di questi ragazzini che vivono in questa sorta di mondo magico, in questa montagna magica, e si devono difendere dagli attacchi di questo demone spaventoso. Spaventoso se non nella forma, sicuramente negli attacchi brutali. E sempre per Oblomov ho letto Pussy, il nuovo lavoro di Daniel Klaus, un autore che chi mi segue sa adoro davvero particolarmente, però questa non è stata sicuramente la sua lettura migliore fra quelle che ho fatto fino ad ora. Non voglio dire che non mi sia piaciuta perché l'ho letta, l'ho finita di leggere, se non mi fosse piaciuta non l'avrei neanche finita, ma credo che sia, rispetto ad opere come Un guanto di velluto forgiato nel ferro oppure Patience, più un esercizio di stile che altro, diciamo che manca una vera storia sorprendente. Ed è fondamentalmente la storia di questo Dan Pussy, o Pussy, non so come sia la pronuncia corretta, che è appunto un fumettista, e di quindi aneddoti e racconti sul mondo del fumetto mischiati tra finzione e realtà da Daniel Klaus, che mette anche di fronte i lettori davanti a quelli che sono molti dei loro difetti, come mette di fronte anche ai propri difetti, c'è da dirlo, molti fumettisti, molti tipi di autori di fumetti. Un'opera che mi è piaciuta davvero tanto è L'Una del Mattino di Francesco Cattani, edito da Coconino Press, ed è una cosa che mi fa felice perché quest'anno gli autori italiani, secondo me, hanno fatto vedere della roba veramente eccezionale. La storia di questi due ragazzi, anche qui, che hanno dei rapporti molto conflittuali all'interno della propria famiglia e che quindi devono cercare di sfogarsi in qualche modo.
chi a scuola, chi sul lavoro, e questo però li porterà ad avere inevitabilmente tantissimi guai di diversi tipi. Lo stile di disegno è molto dinamico e particolare ed è bello anche il modo in cui appunto vediamo alternarsi scene di vita vera a visioni oniriche che sembrano trip veri e propri dei nostri protagonisti. Un susseguirsi di vicende davvero frenetiche che non lasceranno spazio al lettore per poter riporre il libro nemmeno per un secondo, come infatti è successo a me che sono stato incollato dall'inizio alla fine come poche volte mi capita, come ho già detto con un disegno dinamico, pulitissimo e molto bello, coadiuvato da una trama che non lascia assolutamente nulla per scontato. E infine per la collana Warp di Coconino Press, sempre la collana che darà più spazio alle giovani leve e non solo, che però comunque presenteranno le opere più innovative, più creative in un certo senso, che stanno meno, diciamo, nei soliti canoni, ovvero Cosplayers di Dash Show, un'opera che, come dice il titolo stesso, è ambientata nel mondo dei cosplayers e che mi ha fatto davvero sia ridere che appassionare in tanti punti, come ad esempio quando le due protagoniste, che sono delle youtuber, tra l'altro, che creano video molto particolari per il loro canale YouTube, vanno ad una conferenza interamente dedicata al dio dei manga Osamu Tezuka, una cosa che io sogno praticamente la notte. La voglio! E poi vabbè, che dire, c'è uno dei protagonisti che parla a Tezuka proprio come faccio io, ritenendolo un dio che ci guarda dall'alto, quindi... Sicuramente anche Cosplayers di The Show per me è un'opera assolutamente consigliata. Se volete comprare questi volumi potete farlo passando dal link che vi lascio qui sotto, è un link che vi porterà su Amazon, vi farà acquistare questi volumi scontati del 15%, e darà a me una piccola commissione senza che a voi cambi niente nel prezzo finale. Se il video vi è piaciuto condividetelo, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e soprattutto un commento, che per me è molto importante per sapere cosa ne pensate, sia del video in sé che delle opere che vi ho presentato. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima e ciao!